Ma la GPC che vuole? Una piccola informazione, nel veicolo sono Volevo già solo rispondere. o sarò in coppia? Ci sono io. Bene. Ah, ok, ciao ragazzi a tutti quanti. Oggi vediamo se qualcuno ha il coraggio di attaccare. Si vede? Funziona? Un attimo. Nel frattempo dovrebbero star caricando la roba. Sì, stanno caricando. A posto. Ciao a tutti. Ciao Brera grande. Punto siamo. Ancora due valigette. Perfetto. No, vi spiego, stiamo caricando un po' di roba adesso, poi andiamo nelle altre banche e carichiamo il resto. Antonio. Furgone Ciao carico. Pierpaolo. Perfetto. Signori, Caricato tutto. tutti a bordo che si parte. Qui siamo operativi. Quando volete. Noi qua siamo pronti con le moto. In partenza. Luci sullo stadio 3, grazie. Ah, Matteo, grande. Siamo i vari step delle varie banche, ci fermiamo. Dove accosto? Più avanti. Ragazzi, vi state in una live, cosa preferite? L'audio che siamo tutti mutati o che sentite in temporale quello che ci diciamo? Non cambia nulla. Controllate bene il perimetro e non tutti vicini, grazie. Controllo un secondo l'interno. Sul retro è pulito. Ciao Jack Smith, ciao Alessandro. Garage dietro è vuoto. Collega, scusi, mi chiedo all'interno della banca se
Dobbiamo ancora inserire valigette o dobbiamo... Sì, ne dobbiamo prendere tre all'interno di questa banca. Caricano le tre e sono a posto. Ok, perfetto. Volete che sente tutto? Ok, aspetta che comunico. Fatevi allontanare. Ragazzi, scusatemi, qua mi comunicano che preferiscono sentire tutte le nostre voci in tempo reale, quindi smuttiamoci tutti, grazie. Sentite? Va bene. Vabbè, a posto. No, mi stavo perché divertendo. Così... boh, sì, ma così almeno ero con Luca dietro, libero. Ah, oh, almeno ci facciamo una risata. Contro il garage, quello lì che si apre. L'ho già guardato io, non sentiva che l'ho detto. Sì, però abbiamo dato un'altra controllata, non si sa mai. Certo, io sono scemo. Non lo sai, hai capito? Grazie, gentile. Oh, vabbè, ma continuiamo a fare l'RP comunque. Se c'è qualcosa parlato, comunque, Pietro, continuiamo che non a fare va, l'RP parlato. Dimmelo. No, continuiamo a fare l'RP parlato, però nel frattempo. Magari vuoi che rispetto i rossi o le robe lì. A quante valigette sei? Due valigette, adesso vado a prendere l'ultima. Caricato tutto. Perfetto, in marcia. Prossima. Facciamo dietro fronte o proseguiamo dritti? Proseguiamo dritti. Non si allontana, signore. Facciamo dietro la fronte. La ribalta, signore, la ribalta. Tutti pronti? Vai. Se il camion riesce ad andare un pochettino più avanti, che così passa questo veicolo e riusciamo a salire anche noi. Perché fa dietro front? Andiamo. La genovese che attacca è impossibile visto che siamo tutti qua, quindi andiamo a attaccarci. Ragazzi, qualcuno che è passeggero scriva che il convoglio sta andando alla Pacific. Regale a sinistra o a destra? Ma che cazzo? Un pazzo! Cazzo, avete visto? Sì, che palle. Perfetto, da questa banca quante valigette abbiamo? Ne abbiamo 5, fate aiutare, gentilmente uno che aiuti. Perfetto. Grazie per le valigette, 5. Io do un'occhiata al perimetro. Taglia flat. Io guardo sul retro. Aspetta, collega, facciamo un piccolo controllo interno. Strade bloccate dalle due moto. Perfetto, non fate avvicinare nessuno.
Mi metto a protezione qua. Ma io mi sento un vero carabiniere. Qualcuno arriva. Ma che dite, scriviamo in AD qualcosa? Sì, avete scritto? Che è partito. Base. L'ho detto, mi sentite? Ma ti dico che sono mutato. Ero mutato, porca troia. Infatti non ti sentivo, ho detto boh. Vabbè. No, stavo dicendo, scrivete. Sì, sì, sta scrivendo. Sta scrivendo. Siamo alla banca qua. Ciao, Aleandro. Io lì Pietro ho parcheggiato così, se non so se... No, no, va bene, state pronti, perché se qualcuno... Sì, sì. Io lì mi stavo già cagando addosso, appena ho visto la macchina rossa che andava strana. Beh, la polizia la faccio passare. Ci mancherebbe altro. Il portavalore da banca... Di sta... To... Si... Trova... Alla... Aia. Yeah. Il perimetro sembra tutto libero. Collega, vado a prendere io l'ultimo valigetto. E anche sul retro. Dovesse avvicinarsi libero. Qualcuno l'auto dietro bloccherà il sospetto. Collega, saluta il portinaio, che mi sta simpatico, conosco bene sua moglie. Ok, copiato dall'auto che chiude la fila. Furgone carico. In marcia. Adriatico. Yes. Ok. Posto. Si fa retromarcia, signori. No, avanti. Sì, io devo fare retromarcia. Polizia devo passare. Unico. Sì. Li senti da ieri, Crash. Ieri c'ero. Oh no, li senti da ieri sera. Ah. Per avere un percorso più pulito ho messo il segnalino, eh? Mamma mia. Pure io l'ho messo. Ingegnere. Mi avviso perché ora lo giro a sinistra. Attivate i suoni qua quando passiamo l'incrocio, così. Il suono è... puttana. Ah, teniamoli attivi, vai, attiva tutto. Attiva anche il mio. Sì, sì, attiviamo, dai, così almeno ci sentono, se non sentirci, vogliono attaccarci. Attiviamo quella spenta, quella davanti. Ora di schiacciare quelli con le moto. Beh, prima appena ho fatto la manovra a sinistra c'è uno che proprio mi ha a pelo. Qua sì. Da davanti. Figa. Destinazione Paleto? No, destinazione yeah. Banca quella sull'autostrada. Ah, banca quella lì prima di Forza Ancura. Cos'è la Digos? La Digos è... fa parte della polizia. A proposito di Digos... Miseria, devo mettermi l'hood. Non vedo se muoio di fame. Diciamo che la Digos sono delle forze segrete, perché non è che puoi sapere proprio chi è della Digos. Mamma mia, Polpo, sempre specificare, assurdo. Guarda che io... Che professore! Sono stato... Aia. Magari ci attaccano, non vedo l'ora. Tanto boss e muore subito. Dico sì, anche. Stimolo e tira su per gli NPC. La cosa più bella, boss e muore subito. E Polpo, sì, come se lui campa. Ma quello con la moto, ma... Chi deve venire... In quel posto? Oh, non offendere il collega. Sparano! Sentilo. A ridere, si attaccheranno. Mi cago ogni volta addosso quando mi viene questo qua davanti con la moto. So io. Lo specifica pure. Lato del portavalore. Dall'app, qua ci sto io. Okay. Anche in prima persona è bello. Nino.
Darry, stai facendo una live, Pietro, no? Sì, ma se questi qua con le moto non mi sono attaccati così... Io devo mandare a mio fratello, che a mio fratello piacciono queste robe. Nonni... A mio fratello. Luigi! Ecco. Non si dicono queste cose. Si capisce così. Adesso hai sentito dire la parte più bella della live? No, ho visto il video che mi ha mandato lì, tutto. Che, della scorreggia. Demetis. Suoni acustici senti. Mamma mia che snitch incredibile, oh, assurdo. Mi sono passato pure come comunica, abbiamo... Oh, sì, dov'è? Come sempre, do un'occhiata al perimetro. Il perimetro? Io vado verso il negozietto qua di fianco. Auto nero vecchio modello. Come vorrei che la macchina, le macchine, la macchina passasse. Vecchio modello. Libero qua il negozietto. Gentilmente, le due moto, una quella dietro, vada più all'inizio dell'autostrada. Così ci avvisa prima se arriva qualcuno, grazie. E qua davanti più avanti, naturalmente. Se almeno abbiamo un po' d'anticipo se dovesse arrivare qualcuno. Gente a porta. Con l'MP5 arriva Crash lui con la carabina perché sa già. È perché sono quello lì che controlla il perimetro, no? Ah sì? Eh sì. Il pene. Promo. Anissimo. No, fanculo. Portavalori carico. Hai ricevuto pagamenti di 10. Ma che cazzo? Sì, sì. Al 100%. Sì, ne avevano dovuto caricare 3 qui, mi dicono. Erano 4. Ah, scusi. Niente. Pietro, perché mi è arrivato un pagamento di 10? E che ne so. Ah, non è che fate multa. Le la multa. Hai fatto una multa di 10. La mafia ha pagato già. Chi hai fatto la mafia non paga mai un cazzo. E che cazzo dici che non paghiamo mai niente? Oh. Chiamolo. Non mi toccare. Cosa da dire in live che la mafia paga? Oh. Ma che mafia? Non siamo mafiosi. Ma guarda che lo Stato è la mafia. Cioè, non lo so. Porta valori carico. Noi siamo carabinieri. In movimento! Collega, scusi, mi può dare il cibo quello che ho chiesto prima? Come no? Segnali acustici attivi o spenti? Attivi. Grazie. Adesso dovete mettervi a fare il picnic voi due. Non c'avevo più cibo. Stava morendo di fame, vorrei. Lascialo morire, no? Ciao Leonardo. In movimento. Leonardo DiCaprio? Ah. Ma già adesso qualcuno sta farmando la mente. Io faccio via così. Oh, ma noi siamo catalogati come Digos, non abbiamo fatto nessuno. Ah. Oggi però si sentono tutte ste sirene. Oh, Luca la smetti. Che problemi ha? Mi puntino verso la banca per avere un percorso. È tutto dritto. È tutto dritto. Più omogeneo. Omogeneo, omologato. Dai, te non sei omologato, Luca. Sono strologato. Sì, strologato. Strongolato. Tony, tanto polpo, guarda indietro. Dove? Dietro, va bene. Abbiamo uno in moto dietro. Sembra ci sia poco traffico. Nino. Adesso mi racconta ancora quella cosa di Daniele. Ah, e quella ragazzi, cioè. Ah, mamma mia. Dopo la racconto. Calma davanti, il nostro va a 100 all'ora, eh. Sì. Noi siamo a 90. Ah.
Complimenti! Sono nuovo parente. Nuovo parente. Sono davanti a 90. Sempre, oh, vuoi tu comunque la furgone? Grazie perché si è scritto, ancora che mi sono dimenticato di mettere quella roba per vedere chi. Cazzo, non dovevo venire, dovevo attaccare io. Quando sarò uno streamer più famoso metterò. Che vedo chi è che si iscrive. Streamer più famoso. Dai ragazzi, chi dona 100 rapito si spoglia nudo. Vai vai Luca, Luca, vai, inizia te. L'iniziativa la devi dare. Pietro regala tutti i tuoi veicoli. Ma sì, che esce chi si è iscritto, Pietro? Ma sì, ovvio, ma io non vedo. C'è qualcuno che sta controllando dietro, spero, no? Ah, è molto, invece di starmi a fianco, una che vada più avanti a fare da controllo, no? Comunque se lo fate andare avanti, no, per stare giro. Scritto, ah, Igor De Bo. Ha fatto anche sotto sto motociclista di merda. Minchia. E quello ha usato la radio per dire minchia. No, no, no. Dietro metti di cosa perdonare. Che cosa vuol dire cosa perdonare? Il link. Fa? Già visto, Pietro, hai visto? Tutti che vogliono vedere il tuo pisello. Ho detto. Te lo faccio settare io, Pietro. Dovrei comprare una telecamera molto grande per riuscire. Sì, per girare i porno in 4K. Sì. Ma cosa c'entra? Guarda che se poi gli metti in 4K si vede la grafica. Per sapere qual è la categoria preferita? Si capisce troppo. Eh? Non net. Non net in calore. Oh no, onofrio. Ecco. Oh, fate passa. Oruzzo con la. Arriva quello che adesso è impegnato. Andiamo. Io buono. Che è successo, raga? Pathfinder è un po' ubriaco. Frame droppato. Pietro, non mi toccare il freno a mano, grazie. Ma cosa stanno facendo in quel furgone? Quella è la moto. La contraballa. Arriverà anche la scorta del Papa, tranquillo. Diventa questo qua che il concessionario apre dopo. Sì. Ti dico io. Dai. Io buono la moto che sapevo, lo sapevo. Ah, non so cascato. Mamma mia, Sivo sei spunto. Sivo scarsissimo. Neanche guidare la moto ai carabinieri sei in grado. L'ho schivato. Entri dentro col furgone? Parcheggio. Niente, tutto gentilmente, grazie. Colleghi, arrivo subito con una chiamata. Arrivo subito, scusate. Ok. Ma che cazzo ha preso le armi? Te. Verifico il perimetro. Vagabondo. Su qui dobbiamo un attimo verificare se dobbiamo scaricare o caricare. Solo caricare oggi, solo caricare. Solo caricare, ok. Lo scaricare ci penso i nemici. Esatto, scaricare. Che cazzo di problemi? Padrone, vengo subito. Marescia. Piccolo problema, hanno svaligiato tutto all'interno. Se vi interessa, c'è una banconota qua, ho lasciato solo quella. Venite a verificare. Alzato. Confermo.
la banca è stata svaligiata. Porca miseria, proprio adesso. Non è stato neanche comunicato, deve essere una cosa fresca. E allora cambiamo posto, andiamo direttamente giù. Alla prossima. E poi chiudiamo dove siamo partiti. Computer. Quello che se vuole hanno lasciato $5. Cioè 5 euro. Se li prende a lei, così si va a comprare, non lo so, un paio di mutande. No, oh, prendili che mi compro le sigarette, grazie. Ok, affermativo. Segnalo questi chatti. La flecca 6 hai detto? Mm-hmm. Quella dove c'è il... La flecca con 2 è giusto? Ok. Sandy come si scrive? Sandy? No, scrivi questa direzione flecca 6. A Sandy. Ormai è andata. Ernest, oh. Cazzo vuoi? Oh. Ma mi piace come paga Digos, eh? Non è male. Il concessionario dovrebbe pagare così comunque. Chi dice che è allo sveglio là davanti che il nostro va a 100 all'ora? C'è lo stronzo a fianco, mi ha detto di accelerare. Sai com'è? Stavi andando a 70 prima. Io vado alla velocità che va quello lì, il furgone. Stavo andando a 70. Sicuramente ti lasci comandare da boccia. E che cazzo ne so, No, allora, ci stava tenendo nel culo, ho detto. Aumenta poco la velocità per allontanarti un secondino. Adesso vado a 200 all'ora. Ho 96 sto ora. L'hai detto Luca? Ricordo la gerarchia, Crash. Lo so, però. Guarda, cioè guarda, vedi. Dom do cabo, ciao. Dom, vai. Non va. Destra poco si. Magari figa. Magari cosa? Tu muori subito. Magari cosa? Tu sei primo a crepare. Fermo. Che sta succedendo? Passate avanti. Prendiamo posizione, signori. Puttana. Noi in avanti scendiamo? Direi. Vai, giù. Vito, noi due stiamo dentro, Mi ho messo un cazzo che è. Vado, svegli tutti insieme. Sì. Mica mettere le auto per non far incasinare il traffico. Una controllata davanti, verso i cespugli di destra. Cosa questa, bro? Siego, collega. Ci chiediamo dentro. Siamo chiusi dentro. Uno rimanga al camion. Nemico. Ucciso. Ma vi ha sparato loro? Vi hanno sparato? C'è spuglio, sì. Andiamo a dare una mano, va. No, col cazzo. Rimaniamo qua, Pietro.
No, scendi, scendi. Nemico Steeler ucciso. Dai, neanche noi l'attacco. Luca, dai, scendi. Ce la vediamo. Mica spegni i lampeggianti, ma senti che casino. Lo spengo io. Ne sono ancora, che voi sappiate. Chi muore va fuori azione, eh? Altri nemici ostili nell'area. Quella. Chi muore va fuori azione. Allora, figlio di insegna, ragazzi. Non te ne hai ammazzati, Crash? Due. Non c'è spuglio, No, uno anch'io ho ucciso. Allora erano in tre. Ragazzi. Due X mi sono comparso, ma... Dio, ma che cazzo vogliono fottere? Hanno sparato prima loro, spero. Dove sono i morti? Sì, Pietro, cioè, perché io ho puntato e loro appena hanno sbucato hanno cominciato a sparare. Faccio un controllo all'elicottero. Che l'elicottero? Così viene se fate l'elicottero. La faccia. Ma dove stanno, Crash? Dove sono? Noi ammazzati io e Boce, ne abbiamo ammazzati un paio qua. Ma dove direzione? Direzione verso ritorniamo la... Ritorniamo subito al convoglio, dai, muoviamoci, stiamo non perdiamo tempo. Stiamo perdendo di vista l'obiettivo, signori. Chiamiamo una pattuglia? Negativo, andiamo. Come ci liberiamo di questi camion? Chiamate l'ASI. Sì, ok, dai, effettivamente hai ragione. Chiamate il 118, l'ACI e la polizia, grazie. Nel frattempo raggruppiamo i mezzi, tutti sulla carreggiata sulla destra. Io effetto la chiamata al 113. Io al parcheggio la macchina. Ragazzi, già so chi è sparato. Sì, sì. È unico il cognatino. Un corsano. Cazzo, se lo sapevo che attaccavano andavo anch'io a attaccare. Non dobbiamo fare che li arrestano però, dai. No, 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 ovvio. No, 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 è l'unico il cognato, veramente uno. Io immaginavo, io speravo a lui. Perché trova quelle cose è un po' difficile a trovare. Oh ragazzi, mi devo sentare un attimo, 5 minuti. Sali nel veicolo che sono dentro. Un Pathfinder dietro, grazie. Posto io. Qui controllo ancora l'area, passo. Aspettiamo l'ACE, eh? E poi partiamo. Arriva anche la polizia adesso. È arrivata una pattuglia. Ma comunque non, meglio non chiamare la pattuglia. Vabbè, ma come com'è che è? Ma mi sa che non ci sono i meccanici, eh? No? Non sono presenti i meccanici. Vabbè, non importa. Ma dove sta andando la pattuglia? La pattuglia sta andando a nord. Vedete che cosa qua mi investono, cioè alla fine è... Cioè, richiama di nuovo la polizia. No! È Michelangelo. Signori, cosa dite? C'è modo di superare il blocco? Protezione. Elicottero stile dall'alto. Dove? Porca miseria, che spavento! Porca troia! Ma perché sto parlando? Via, via. Allontaniamoci tutti, sparpagliamoci. Porca troia, che spavento! Elicottero in discesa verso l'aeroporto di Sandy Shores. Sono dell'idea che se stiamo fermi siamo un punto troppo visibile, dobbiamo muoverci. Elicottero nemico sopra il lago. In vista. Ragazzo. Mi sono cagato in mano, ragazzi. Anch'io, mi sento un arancione, ho detto, ma che cazzo? Ha detto, ma che cazzo?
È stata bellissima la scena, ragazzi, da me, dal mio punto di vista. Perché ero dal lato della strada e ho visto i proiettili arrivare. Che figo, e chi sono questi? Domanda, qualcuno ferito? Okay. Negativo. Negativo. Facciamo chi muore va fuori azione, no? Chi muore va fuori azione. Sta tornando, sta tornando. Sta avvicinando. Vado solo io che lagga? Sì, sì. No, okay. Ma secondo me non è lag, eh. Elicottero verso l'aeroporto di Trevor. Oh, vedo la parte che sto facendo le manine. Oh, guarda quanto danno che c'è, guarda che buco ci ha fatto di lato, guarda. Forse quello è. Quello è il Valkyria, mi pare. No, che è uno normale. Valkyria. No, cioè, sì, di modello però, dico, tipo il Valkyria. Ah, il Valkyria, il Valkyria. Almeno sì. Grigio così. Sì, è il Valkyria che spara davanti quello a esplosivi, invece dai lati c'è il minigun. Cazzo. Sembra essersi allontanato dietro la montagna. No, mi sa che è atterrato invece. Ah no, è lì, no, è lì, io lo vedo. Sopra aeroporto. Signori, dai, torniamo sui veicoli, su in marcia. Cazzo, ma polpo su questo, ma che cazzo. Sono nostro. Ma dove si è messo? Vieni su con me tu. Allora via. Ma si è messo davanti, sto pirla. Vai, vai, portalo con te, sono salito io dietro. Ok. Allora? Cazzo, c'è la ruota bucata, chi ha la ruota bucata? Ah, no. Vabbè, che problemi hai? Eh sì, tutto, invece era la strada che era tutta rovinata lì. Ragazzi, dobbiamo andare alla prossima banca, eh. Dove andate? Ah, no. Quello dicendo. Che cazzo ci mancava proprio qua? Ma mi raccomando, guardate in alto, eh. Bellissimo comunque. Bello. Sì. Ah, sì, cazzione. Mi sono pisciato sotto, ragazzi. Io ero lì che stavo comunicando, ragazzi, lo so meglio che può. Ma visto che buchi li ha fatti, porca miseria. Ma visto che buchi ci ha fatto i lati, raga? Cioè, si è fatto buco di 45 mm. I passeggeri guardino in cielo, gentilmente, grazie. Il passeggero addormentato. Uscita sembra pulito. E fu così che Pietro morì. Vuoi guido io, Pietro? Che? Vuoi guido io? C'è un... No, per niente. Di pipistrelli, boss. No, perché era... Io col cazzo che scendo. Non so, gira. E caga su. Da dentro mi dovrebbe scendere. Luca no, comunica scendo. Che arriviamo alla Flecca 6. Sì. Il convoglio imperterrito si reca alla Flecca 6. Solo io un aereo? Sì, sento un aereo pure io. Oh, sparano! Ma dove? Sparano! Oh, spari! Oh, cazzo! Le ruote bucate con te. Lo so. Comunque lo vedo laggare pure io quel coso. Lo vedo fermo. Dov'è? Non lo so, è sopra, no. Vedoccio! Che cazzo è? È il nemico verso sopra. Solo di noi? Cazzo! Ma spara solo me! Guarda, pecca solo me! No, morto, è morto l'autista! No, è morto! No! Forte come sempre. No, tu ti sei messo in mezzo. Voce è morto! Mi fermo io. È morto Bosa? Io ero fermo, raga, ero fermo. No, ero fermo io stavolta. Vuoi assicurazione, dai, fatti rimanere programma. No, chiami i medici, no? Invece assicurazione. Non abbatti qualcosa? No, è duro. Vedo no, ragazzi, non sprecate colpi se non siete sicuri che arrivano, Però a me sono rimasti 60 colpi. E spegnete quei cazzi lampeggianti, ragazzi. Porca miseria. Ho spenti prima io.
Pietro, una fortuna. Dai Luca, vieni ad aiutare a sparare. Raga sotto. Ma basta che spari a quello che... Oddio. Oh cazzo. Mando, non lo butti giù. Io. Sì che lo butti giù. Se spari a chi guida... Giù. Oh, ma preso, ma che cazzo mi hai dato? È che non mi arrivano i colpi fin là, no? Cazzo. No. Come fa a vedermi, oh? Sta arrivando... Chiamate i rinforzi, oh! È caduto? Chiamate i rinforzi! Chiamo la polizia, aspetta. Dice col polio. Polizia. Mi collego io alla radio. Nemmeno vedo la gara. Io vedo che sta cadendo, ragazzi. Occhio. Sta tornando, eh. Che sta succedendo? Stanno ammazzando. O se è morto, il più scarso di tutti. Allora io non li fermo. Conte sì, come fermo, sempre mi uccide, Conte. Ma che io non ho mai ucciso nessuno. Sì, c'è cioè, Conte mi ha inviato un messaggio privato, ho detto ora ammazzo Bosch. Dov'è l'elicottero? Scarsissimo. Sì, di fronte. Eccolo. Sempre che muori sempre te per questo problema. Ah no! Ecco, arriva, arriva. Vabbè, mangio. Pietro Tabellone, è pubblicitario. Figa. Io sto provando anticolpi. Anticolpio. Non mi arrivano i colpi fin là, cazzo, quello è il problema. Le MP5 no, non arrivano. Ah no, le MP5, anche le M4 non arrivano fin là. Ho colpi. No, boh, arrivano, anche loro. No, non arrivano, Crash, perché se io punto e vedo che il mio pallino non diventa rosso, vuol dire che quello che è a fianco non riceve il colpo, capisci? Non arrivano. Ok. Là. Sembra che si sono allontanati. Aspettiamo l'arrivo dei rinforzi. Non possiamo scaricare il furgone finché non sono sicuro. Ci sono deceduti? Sì, il boss. Lo snitch. Oh, quanto è forte sta carabina, raga? Conte, ma... scarsissimo. A me sono messo 42 colpi questa volta, io ero fermo sul retro. C'è un collega a terra qui, signori. Recupera un po' di proiettili dai Pathfinder e rifornisci tutti quanti gli agenti. Vabbè, io sua moglie. Porca miseria. Ragazzi, sparpagliatevi, coprite l'area. Spegnere tutti i lampeggianti, grazie. Dov'è Boccia che è morto? Davanti lui la macchina quella lì, vicino alla flag. Dov'è, l'avete preso con Kerry? No, siamo qua, ce l'ho lì, dai. Sta tornando. Come sta tornando? Sì, sta qui. Mi nascondo nel negozio! Oh. Mio santo. Dov'è? Aspetta un attimo. Un casino. Che cazzo è morto? Di Boccia. Alle, non arrivano veramente i colpi. Non arrivo, ti ho detto. No, non arrivo. Io sto provando pure a sparare al rotore. Cadono i proiettili, cazzo sono? Ernest, vieni a darci colpi, cazzo! Come si chiamano i colpi, Pietro? Posso pure io finire i colpi? Ah no, ma ridacci direttamente l'arma, no? Sta tornando dal retro. Così, se no non è divertente. Signore, c'è un collega che miagola qua a terra. Torno. Sì, ma sembra che stai simulando un orgasmo, Bosch. Che efficienza la polizia, oh. Porca miseria. Arrivo. L'ho preso un po' di volte. Anch'io. Sul rotore l'ho preso. Illuzioni, ragazzi, 27 colpi. Dove sta? Attenzione, arriva. Dove? Non riesco a prendere tutti... Occhio, Luca. Li faccio io. Perché mi sono pochissima vita! Non so come fai, non so di dire. Io ho metà vita. Come no? Ci penso io, Luca. Oh cazzo, Arriva, attenzione, riparatevi. Questo puntate boccia... quelli che sparano coi mitra. Mi servono munizioni. Ah, Pietro e Crash già ci sono andati. Ma la polizia è in tutto questo? Trizzi. È enorme. 90. Sì. Porca miseria, va bene, Eb? Sì. Salvatore, tu? 100. Faccio io, Conte, dov'è?
Ci serve supporto con un elicottero almeno. Dammi pure a me, cosa? Sì. Dove sono i rinforzi? Ma ci sono i poliziotti in città? Sì. Sta tornando dal retro. Ma sta volando troppo alto, è inutile pure che sparo. No, lo colpisce ogni tanto. Ho preso uno. Sì, se... quando è vicino si riesce. Mi si è tornato il lavoro. Me li hai dati, Boccia? No. Sì. No. Aspetta. Pure a me, Boccia, dicendo voglio. L'89. Ho preso un po' di gold. Ma va fumo sta merda. Ho capito, dai, mi metto dal lato verso destra in modo da. E se provo a salire sul tetto, vediamo. Sono sul tetto io. Ti fanno fuori, non so. Mi sono spostato tra muretto e muretto quando torna. Ragazzi, tutti insieme dobbiamo sparare. Mi sto spostando sto spostando verso sinistra. Ernest, i colpi, Ernest! Oh cazzo! Cazzo, lo doppi pure! Aiuto! Oh, non ci credo, mi ha investito la merda. Mamma, che te, ma quando ti metti in mezzo alla strada? No, stavo attraversando! Colpi, grazie. Stavo attraversando. I due più scarsi sono morti, eh. Mamma, sono ancora vivo io, Pietro. Ah sì, ma come si fa a attraversare la strada durante una sparatoria? Tutti i civili impazziti, cioè, proprio bisogna esplodere in legge. Attenzione, rimandate un messaggio alla polizia. Per ripararmi pure Terry. Sì, ma la polizia veramente è una cosa incredibile. Oh, l'ho chiamata, è arrivata la chiamata. L'ho chiamata con la radio. Adesso a provare a guidare. Camperatela, signori, camperatela. Finiranno prima o poi le munizioni. Non penso. No, dubito. I banchieri ne dubito. È statico, è fermo lì, attenzione. Facciamoli avvicinare ancora un po'. Vedono che non becca nessuno, prima o poi si avvicinano. Badisso. Mangiare. Potrei suonare in ospedale io. Hai munizioni, Pietro? Ma come non è arrivato il messaggio? È comunque arrivato, è in segreto, tu vedi è arrivato. È in posizione per sparare dritti verso di noi, eh. Porca miseria. Se non sbaglio hanno un cecchino. Ernest! Pietro! Chi è vicino al furgone blindato arancione? Qualcuno ha colpi? Sì. Ragazzi, chi è vicino al furgone blindato arancione? Cazzo, c'è qualcuno vicino al blindato arancione, ragazzi. Oh, ma Luca non è in radio con noi, quel coglione. Ma è Luca. Cazzo, ragazzi, spostate il furgone blindato dentro Los Santos. Buttatelo dentro. Lo sposto io. C'è il comitato della polizia, capito? Sennò spostate tutti i mezzi dei carabinieri, ragazzi. Tutti i mezzi dei carabinieri all'interno del garage. L'elicottero avvicinamento. A tiro, ripeto, a tiro, apriamo il fuoco. Venite giù. Minchia, mi sto tirando. Venite giù. Non entra, Pietro, non entra. Non ci entra. Non entra, Pietro. Allo status non entra, Pietro. Allora spostate i mezzi. Spostate i mezzi dei carabinieri, allora. Io vado in ospedale. Tu sì, vai, dove cazzo sei? Armi della polizia. No, tu non vieni più adesso, eh. Sì, crash, ormai no, basta. Ovvio. Occhio. Un elicottero, puttana. Mi metti dentro allo Santos. No, chi è questo qua sul tetto che si è fatto vedere? Ah! Sono io. Vai, adesso, ragazzi, vai adesso. Oh, cazzo! Fanculo. E se si spara il rotore di coda? Ho provato io, ma non va. Riesci a prendere... Aspetta che mi sposto, così non siamo insieme. Boccia, tu sei la detta alle munizioni. Ecco, è arrivata la polizia. Oh, lontani. No, io sono più comodo a sparare da sotto. Oh, lasciami me sopra. Mm-hmm. Adesso appena la ripassa scendo. Mamma mia. Sei morto? No. I colpi. Bossate i colpi. Un culo. Quelli sono l'elicottero che sparano.
dei fighi. Occhio! Munizioni, vince! Arriva. Boccia subito, io c'ho 30 colpi. Boccia, cazzo! C'è la cof... C'è la cof... Grazie, Boccia. Boccia pure a me. C'è il poli della polizia, ma non sta facendo niente, io non capisco. Dov'è? È lì, ma se si sta arrivando, sta arrivando. Vedi un po' te. Io non dargli gli scusi. Atterri gentilmente che facciamo due chiacchiere, perché non si può sparare. No, sono morto. Mamma mia. Sul tetto. È un figo corsare, un figo, un cazzo di... Esatto. Ma non lo butti giù quel cazzo di cosa? Ma no, ma perché non lo prendiamo? Perché guarda, non è, non è indistruttibile, ecco lì. Quello lì viene giù. Boh, sì, ho capito, però dai, l'abbiamo preso con tantissimi colpi, Pietro. Crash, non puoi mai sapere se li prendiamo o no. Io tipo, io sono stato una volta che sono riuscito a vedere il pallino rosso su uno che spara coi mitra. Sì, anch'io, gli ho sparato un colpo. Quindi sì, non è che... si tengono a debita distanza apposta, no? Ricchionazzi. Perché tu non li prendi, no? Però loro ti prendono. Sì, perché i colpi sono più deep, hanno più portato. su, qua sul tetto, occhio Pietro. Ragazzi, comunque la polizia sta ancora arrivando, ci sta ancora... No, sono qua, sono qua, sono qua. No, no, c'è solo una pattuglia qui. Sono 6 pattuglie in città. Non so se è una squadra a terra, spero di no, perché se già si stanno facendo sudare così... Porca troia, il problema, guardate il furgone com'è distrutto. Il problema è che non arrivano i colpi fin là. Porca miseria. Ma adesso approfittare. No, è troppo lontano ancora. Tetto, no? È troppo lontano. È troppo lontano ancora. Ma guarda il poli, guarda il poli come scappa appena lo vedete. Questo è il poli. Guarda senza il poli come scappa. Se si va a dedicare al poli. È un vantaggio. Scappiamo, continuiamo ad andare con la... c'aveva tutti i mezzi distrutti. Tutti? Blindato, tranne le moto. Le moto mi sembrano... mettiamoci sotto un ponte. Ma diteli, facciamo riintervenire, Boccia e Crash, dai, tanto non... No, dai, no, tranquilli, ragazzi, tranquilli. No, per non farvi stare... No, io sono morto con un NPC, vaffanculo. Oh, torna! Sta arrivando. Sì, ma ancora che parte. Vabbè, ma io c'ho 9 minuti, tanto. Fuori uso, ragazzi! Come fuori? È andato fuori, l'ha battuto! No! Michelangelo! Oh, vabbè. Vai, io aspetto qua Crash, aspetto. A me non vedo più dove stanno loro. Ah, sei rispawnato in ospedale tu? Sì. Anch'io fra un attimo. Ah, beh, ma finché stanno sull'elicottero non ci facciamo uccidere, stanno là. Devo parlare chi è quello in comando qua. No, ma sei proprio un coglione. Ma dai, ma Luca, dai, rianimalo, dai, poveretto. Ma che cazzo, Luca, sei inutile. Ma guarda avanti. No. Scusa, Michela, perdonami, si è messo davanti. Dio, occhio, santo. Ragazzi. Siamo lontani. Ho capito che siamo lontani. Porca troia, ho capito tantissime volte. Ora deve sparare. Mi sto schivando di ora, però ti sparano pure loro. Devo parlare col capo della polizia, qua chi è? Chi è il più alto in grado qua dei poliziotti? Sì. Entriamo dentro. Quest'ora. Dobbiamo... Signori! Ci serve un altro mezzo per trasferire il denaro e poi andare via da qua, il nostro è fuori uso. Non riuscite a procurarcene uno. Mezzi militari. Senti, sono stato gli spari. Non è moto. E noi abbiamo delle volanti, ma non abbiamo dei camion. Sì, ma qua dobbiamo andare più giù, sennò si aprono. Nessun mezzo blindato. Le porte qua, sparano lo stesso. Stanno sempre a distanza, non ci arrivo là io. A me mi stanno trivellando. Ma le teniamo. I mezzi li teniamo, il problema è che sono blindati. Otto ragazzi. Sì, intanto Forro non sa sparare, quindi. Ma ci sta troppo vicino per li colpire. Oh, mangiarli io là, se no. Poi non è che se usciamo mi vado a mettere pure sotto a loro, sì. Ma ci vuole l'esercito? C'è l'esercito? Ragazzi!
Qualcosa lo vedo. Esercito, aspetta. Ah no, 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 no. Non c'è? No. Vediamo noi sotto forma di esercito. Dai, dai, fa, dai, facci una risata che fate. Vieni questore, se arriva il questore. Arriviamo noi sotto forma di esercito. Vai, tippami anche a me che tanto sono morto anch'io. Un gaccio, vediamo un gaccio. Ci sono già morti. Siamo morti noi tre, mi sa. E basta. Gli chi è morto oltre? Chi era morto un altro? Questo. Io. Sì. No, è Luca ha detto. Ragazzi, tutti al garage qua per il briefing, per vedere chi è vivo e morto. Oh, tutti al garage, veloci. Allora, dovete recarvi alla Flica 6, Route 68, successivo ad un conflitto a fuoco, un blindato, il veicolo più blindato insieme, che avete per no, un trasporto di denaro. Chieda le guardie giurate, signore, chieda le guardie giurate. Sì, sì, stiamo chiedendo, blindato. Stiamo perfetto. Chiedendo. Già ho detto io. Bene, bene, vi aspettiamo. Stanno arrivando. Attenzione ragazzi, attenzione. Io signori, tutti attaccati ferito. Alla parete, facciamo chiudere i cancelli. Siamo lontani, se no facciamo cacchiate. Nessuno deve sparare, tutti attaccati, aspettiamo i rinforzi. Raga, mi servono colpi, chi è che ce li ha? Luca? Ah? Luca, boccia, colpi. boccia. Nessuna, penso. Aspetta. Boccia, colpi, vai tu. Un attimo. Dai, per favore, che sono vabbè. Proprio a zero, sto... Sì, di 94, di 90 e di 100. Allora chi è il capo scorta? Ok, dove sarà il blip per io. Il cambio? Il camion del... cioè il trasporto valori è completamente fuori uso, cioè proprio anche le ruote non sono... Oddio, quanti blip ci sono? Forse riusciamo a muoverlo in qualche modo. Se riusciamo a muoverlo, ora non so se... No. Possiamo metterlo qui dentro, magari... Abbiamo già provato, più sicuro. Non si può. Va bene, ok. Tocca la sala finisca. Va bene, chiedo uno stimato alle GPG. Ah, qua è per GPG da 113, uno stimato gentilmente. Ernest. Oi, copro, vieni in retromarcia, prova a entrare in retromarcia. Ma non so quando vai. Prova, vai, muoviti. Sparate da mezz'ora. Liberiamo il passaggio, liberiamo il passaggio. La moto. Non possiamo depositare qua il denaro, fare una finta, poi portiamo via il denaro. C'è l'armario. Ah, quello lì, se non è quello. Vestiti qua, ragazzi. Veloci. Sparata, via. Mi metti. Rimanenti agenti. Ah cazzo, ma c'abbiamo il giubbo. C'abbiamo il giubbo. Flica 6, route 68, urgente. Facciamo anti-slash register. Fa fatica a muoversi questo coso, Allora, rimani, scendi e lascialo stare, scendi e lascialo stare. Oddio, porco. Nessuno spari, ragazzi, non sparate, nascondetevi e basta. Ma entrerò pure dentro i colpi. Com'è? Io mi sono messo dietro alla punta. Com'è che passano dai muri i colpi? E calibra il enorme. Borso enorme, senti che lancio. Bellissimo, raga. Oh, sembra una roba di guerra. Bellissimo. E guarda, già l'altro abbiamo chiamato, adesso arrivano. Ganga questore. Oh, mi hanno ucciso. Sei scarsissimo. Ma sei scarsissimo. Ma cosa rimani dentro blindato anche tu? Come faccio a scendere che mi stanno sparando? Scarsi. Non è tanto da più. Siamo rimasti vivi io, Polpo e Pietro. Simone. Vado a prendere intanto. Io da mezz'ora so che dei colpi che non ce li ho. C'è un conflitto a fuoco da un elicottero che spara. Boccia, scusami, sarà loro a togliere il giubbotto? Vi dovete regare direttamente alla Flica 6, Route 68. Magari anche con altre unità, penso che qui c'è questore a terra. No, qui c'è morto. O l'elicottero. Dove sta il boccia? Fermo. Addio. Ma chi è il fenomeno lì in mezzo alla strada che spara? Fatelo rientrare in qualche struttura. Non va la torretta, sì che cazzo, va. No. La cosa, la torretta di cosa? Del lince. Vieni qua. Oh, qua non spariamo. Polpo, se no ci mettiamo in vicino. Ce n'era una che andava. Voglio il giubbotto. Vicio questo. Tolto il giubbotto. Non mollare. Hanno preso tanto che qua il vice questore non ce la fa. Come non ce la fa? Sono blindato. È su Luca, Luca, tutto quello lì verso sinistra. Ok, grazie mille. Bloccano qui.
Oh! No, mantenete aspetta, la calma, signori. Eh? Come? Mantenete la calma. Perché fai? Sono assaggiato. Sì, l'abbiamo l'elicottero in teoria. Prendolo e vi calate. Vi calate? Ci caliamo. Calate. Ma devi sparare dall'elicottero, no? Ti metti dietro e li spari. Ma possiamo sparare noi dai lati invece? Con le mitra sì, ce l'avete il mitra? Sì, abbiamo il mitra. Allora muovetevi, dai. In caso dacci il paracadute, che se dobbiamo buttare. Pure! C'è tutto lì, c'è tutto nel blitto. Lo so io. Luca, mi puoi dare munizioni per fuori? Da boccia. Ne hanno un posto. Tutta sei arrivato? Aspetta che guardo. Faccio fare che munizioni a tutti, dai. No, mi sa di no. In fumo! È in fumo! Attenzione, l'elicottero è in fumo, Dopo dobbiamo partire. Troppo, capito. Vai, non gli rimango fuori azione, dai. No, dai, come fuori azione? No, rimango... Tanto ce la fanno, dai. Ernest! Ma in caso sei qua lì. Ok, signor, l'elicottero sta allontanando, dobbiamo muoverci. Come si chiama? Muoversi. I medici, sento il caso. A che punto sono le guardie giurate? Si sta allontanando l'elicottero. 3 chilometri. Verso dove era diretto l'elicottero. Facciamo dopo entrare il furgone della GPG all'interno e speriamo. Sì, infatti, magari. Va bene. Ah. Il Ernest, le munizioni. All'esterno. Soldati, Pietro. No, a 94 tu sei cazzo. Poi venite dove siamo noi con l'esercito. Cazzo ve ne frega, donato l'elicottero. No, per sapere almeno. Qualcuno ha bisogno di munizioni? Allora, verso la città. No, io no. Tutto a posto, munizioni. Polpo, ci sei? Polpo? Oi. Polpo accannato, voi sa dove cazzo è con la testa. Le munizioni le hai, no? No, ce le ho, ma ero mutato. Su GTA 6. Torna! Sono medico, che vado, mi sento medico. Tornato! Grazie per chi si è iscritto, cazzo! È tornato, noi... Cazzo, è tornato! Ortega, mettiti qua, Ortega. Avvicinati, Bocio, avvicinati. Ambulanza. Vai, sparate da sopra. Non riesco, no. Ok. Mi tirano giù. È la tua parte, Cresce, devi farti forte. Io non posso dire. Preso. Dai, andati addosso. No, troppo lontano. Ma chi è che guida l'elicottero? Non lo so. Mamma mia, ma che non posso avvicinare tanto. Capitano, spostiamo. Dobbiamo far fuori il pilota. Sono a 500 metri. Spostatelo voi un attimo, chiedo gestirmi con l'esercito. Falli in tondo in tondo, Boscia, falli in tondo in tondo, vicino tondo in tondo. Mi beccano così. Ok. Ma basta, l'ho già assaggiato. È il tuo turno, Cresce. Sto un po' così morto io. Dove siete andati? In fumo. Dobbiamo atterrare, boss. Fate perdere ancora tempo. Non siamo. Entra. L'ho preso comunque, sia il guidatore che il tipo. Sì, ok, la vigilanza è qua, dai. Ragazzi, hanno un minigun che è pazzesco. Ok, per i carabinieri. Sì, ho perso tutta la vita. A trasportare sì, ragazzi, tutti quanti, giorno, dai, il più possibile. Muoviamoci. Sono 7 valigette. Più altre 10. Sopra... Non possiamo sparare, sveglio. Conte può. Sì, io sì, però è troppo alto. Cazzo. Lo prendiamo dall'alto noi? Sta arrivando. Se ci coprite ci fate un favore. Come? Cazzo, boccia. Andate una parola. Mi avete fatto guidare il peggiore che poteva. Lui la. È da fresco. Ma è atterrato? Dio santo, io sto dentro. Dov'è? Oddio, la figa, ci crepo di nuovo io! Sto sparando! Oh, cazzo! Sì, sparate! Me la campo! Porca troia! Io mi sono messo dietro la blindata della GPG, sti cazzo! Quando mandi? Dobbiamo mandarlo in fumo ancora una volta, così si allontana. Figa! Fa culo.
Dio, ragazzi. Aiuto, adesso guerra mondiale, chiamate Trump. Il polizia è appena venuto. Oh, la merda. Cazzo, è GTA Online. Non va. Lo prendete voi da lì? No. Cazzo, come fa a prendermi da qua? Oh, ma ce l'ha con me? Oh, cavolo, adesso no. Grazie a voi che cazzo voi non morite, siete camperati qua dentro. Certo. Ma vaffanculo, va. Ma io sto combattendo, Ti sei colpi, 200 colpi, sei in esparato. Cazzo, quasi morto, merda. Porca troia. Porca troia, porca troia, porca troia. Lo sto colpendo da qua, Pietro. Sono morta gente. Cazzo, ho visto il pallino rosso, non ho fatto il tempo. Pigi a terra. Oh, pallino rosso. Il massacro del 24 maggio. Tra le posizioni se riesci. Raga, sa che sta andando a fuoco, no? Stracciati capace qua, siamo qua. Attenti, attenti. Non sparate da vicini, ragazzi. Mi sto cagando sotto. Io e Pietro, siamo camperati all'angolino, covacciato. Allontanarsi, sta allontanando, si sta allontanando. Sì, non si preoccupi. Signori, a quanto siamo? A quanto siamo? Abbiamo quasi terminato con lo scambio. Perfetto. Lo scambio di che? Stanno trasferendo le valigette su quello dei... Scusi, lei, agente. Sta tornando? Cazzo. Ma chi è questo qua che sta qua dentro e non fa un cazzo? Oh, mi sono messo quasi in mezzo alla strada. Cazzo, un pixel di vita, io. Sto io, Greg, ma... troppo poca vita. Aspetta, allora, pensavo fosse Simo. No, c'ho un pixel di vita, io. Ah, ok, allora. Colpi. Come cazzo faccio sto sparando? Come cazzo fai da ba... Terminato con il... Colpo, ma lo sai che trovo equivalente? Te lo puoi mettere pure tu i soldi, i colpi. Aiuto! Non lo so. Hanno terminato con lo scambio di soldi. Perfetto. Sì, terminato? Va, sì, terminato. Dobbiamo trovare una strategia. Signori! Autista! Trovi tu la strategia. Dobbiamo aspettare che arrivi in fumo fuori e poi allora via. Ascoltatemi, dobbiamo far andare in fumo l'elicottero. Una volta l'elicottero in fumo possiamo far muovere il convoglio, va sotto bene? Tiro. Perfetto. Va bene. Il punto d'arrivo deve raggiungere la Banca d'Italia al centro della città. Presente dov'è? Sì, sì, io sono perfetto. Dove? Quella più grande? Quella deve raggiungere. Quella col parcheggio sotterraneo. Okay. Ok. Non hanno capito. Ragazzi, la banca quella là centrale? No, è quella col parcheggio sotterraneo. Vicino no, più o meno sotto, sotto le popolari, è un parcheggio sotto, non è proprio segnata come banca. Sì. Da dove sei? Ad ambulanza, c'è una uova. Ci sono già da terra, raga. Ah. Non posso intervenire, raga, non è... Oddio! Io sto sparando lo stesso, ma ne frega un cazzo, tanto ci muoio lo sto. Sì, dobbiamo sparare, ragazzi, dobbiamo farlo andare in fumo, l'unico modo. Ma aiutatemi, cazzo, solo io che sparo. No, pure io sparo. Anch'io sparo, ma un pixel crash, io se muoio poi cosa cazzo faccio nella live? Che non c'è niente. Ho visto che va in fumo, l'ho colpito. No, non è in fumo. Fumo. Sì, sta andando verso Sandy Shore. Muoversi, ragazzi, muoversi, partire, via, veloci. Prendiamo anche i carabinieri in marcia, rapidi. Sì, andiamo noi rapidi. Tutti i mezzi in movimento, dai. Ok. Via. Dov'è l'elicottero? Ok, verso destra. Oh, torna! Cazzo! Oddio! Aia! Ah! Elicottero qui. Torna! Sotto in arrivo! Oh. Via! Che male! Ho pochissima vita! Anch'io! Signori, qua non basta l'esercito, chiamiamo i Fantastici 4. Come lo tiriamo giù quello? Torna!
Io sono pressoché morto. Proprio. Oh cazzo, è abbassato l'elicottero. Arriva. Oh cazzo! Arriva. Oh, boccia i colpi, boccia. Ho preso un po' di volte, Boccia. Boccia. I colpi, boccia. Io con voce. In fumo. Oh, è in fumo. In fumo, riparalo ora. Fate muovere gli agenti, dai, su, in marcia, veloci. Sì. C'è una stop al Finder qua. Mamma mia, oh, se sono lenti. Funziona. Dai. Non ci passa. No. Ma no, come è entrato passa. Anche passa. Torna avanti. Non ci passa, io non ci credo. Che ci passa, dai. Despegni gli Elz. Dai, veloci. Ma guarda, che handicappato, è questo qua. Ormai ha fatto le portiere, fa... Io vedo che fumo ancora. Ormai fa lo spessore, il portiere non esce più questo. Dili che lo faccio io, via, dili che guido io, via. Okay. Scendi. Ah, mi sa che non fa... No. Ma porca puttana! Perché ha fatto come spessore le portiere. Ma vaffanculo. Ma scusate, l'elicottero qua di chi è questo? Il terzo militare, venga con noi! Dove sei? Dove sei? No, dove siete? Vabbè, ragazzi, arrivo. Ma questo è l'elicottero. Arrivo. Che è successo? Ma cazzo, ragazzi, se avete combinato! Vado io. Ho bisogno, che succede? Non si sto, non c'è più il blindato. Non mi fa pilotare. Ah, ecco, vai. Elicottero in partenza. Niente, bloccato, signore, bloccato. Elicottero militare in volo. Ma sei morto, signore, cazzo. Dottore, venga, dottore. Cazzo, io ho pochissime munizioni, ora mi sono... Dov'è? Venga, dottore, venga qua dentro, vai, venga. Luca. Dottore, venga. Come si rianimava? Venga qua, dottore. No. Mi dia una curata, dottore. Un attimo, subito. Mettila in protezione, mica no. Anche a me, dottore. Bella azione, però. Me. Adesso come cazzo facciamo uscire? Perché? Dove cazzo sei rimasti? È rimasto bloccato, perché attivano gli Elz, cazzo. Sono cadute le portiere. No, dottore. Però questi ritornano. No, grazie. Cazzo. Poi c'hai i colpi. C'ha bisogno? Anche a me, calma! Calma, che non sono caramelle. Ai, sono stati striscio, madre giove. Ancora con gli S attivi. Sto a posto? Ma che coglione, comunque. Non riesco, ragazzi. Qui c'è tutto italiano. Dici perché? Aspetta. Bravo. Andiamo a prendere un elicottero più grande per il trasporto. Passo. Devo usare i comandi, raga, perché non mi sono dimenticato i limiti medici. Buono, dai. Cazzo, il maresciallo. Buono, non sono più il portiere qua, Pietro. Non riesco a uscire. Maresciallo? No, non ce la fai, Pietro. Maresciallo? Ma forse... Sto bene? Forse ti leva con la cazzo di carrello. Capo convoglio! Dili che si levano da dietro. Un attimo. Michela, levati, Michela. E poi il capo convoglio. Posto. 68. Medi. Non rispondeva. Esercito italiano capo convoglio. Vabbè, fanculo, capo convoglio. E come cazzo ti chiami? Sto cercando di girare un cazzo di camion. Arriviamo noi a prendervi tutto il carico con quel coso grande. Ma qui serve Nox, no. Fanculo, sono uscito. Dai, su, in marcia. Andiamo. In marcia, rapidi, veloci, dai, su. Elicottero in arrivo. No, Simon, dove sei tu? Tendro, veloci, dai. Dai, ragazzi, su. Vai tu, boss. Cazzo, io ho finito le munizioni, ragazzi. Ma come, ispettore?
Ispettore, con me. Dove andiamo via? È il Pathfinder, ragazzi, il Pathfinder, lasciate perdere le moto, il Pathfinder. Vai, no, scendi da sta cosa. Ruote buche, che le ruote bucate. E che le ruote bucate si deve fermare, oh. Ho chiamato il meccanico, Pietro, dove i mezzi, chiamo i meccanici. I mercenari vi saluta. Ma che cazzo. Porca troia. Dove scegli quello? Ci mettiamo davanti noi col Pathfinder, eh? Come volete, ci facciamo la scorta alla polizia. Adesso. Non va bene, già hanno finito. L'elicottero militare sta girando sopra banca in cui verrà depositata roba. Portateci da sopra, no? Sì, passiamo per il range di Madraso subito. Adesso. Mm-hmm. Come si fa? Mo mi metto davanti, perché ci sono voglio il punto messo nel blindato. Sì, lo metta gentilmente, grazie. Va bene. No, non stiamo passando per Madraso. Sì, grazie. Stiamo passando per Sprivigna Joli. Ti c'è che secondo me. Oh, ma ragazzi, voi ci vedete? Siete Dingo, ci vedete sulla mappa? Sinistra. Sinistra o destra? Oh, devi tornare indietro. Aspetta, che con me mi devo pure le armi. Con il frattempo. Ok, dritto così, Leonard. Destinazione più? Dove siamo partiti? Ok, più a sinistra. Dovresti vedere da momenti, ok, a posto. Vela Igor, grande. No, ti vuoi attaccare, fighissimo, bello. Oh, che ridere, addio. Signori, andate piano, gentilmente. Piano di così, non so se sei un po'. No, non dicevo poi, scusate. Sì, il radio. Io sono il medico adesso, non ci sono medici. L'elicottero è sopra la vostra posizione, sulla vostra verticale. Che ricordi questa maglia? Chiamato là, ci sto cercando. Bene, bene, possiamo ripartire. Forza, non fateci frenare. Qua non ci parte più. Oh, duro quell'elicottero! Mamma, è veramente. Ma è perché non arrivavano i colpi? Non arrivavano i colpi. Eh sì, è per quello. Oh, volevo fare la live veloce veloce, vedo, meno male. Toccate fuga. Minchia, è già sono le 9, un altro po'. Cazzo, è vero! Quello dell'esercito, mi confermate? Cazzo, sì, sono le 6.40. Sì. Boh, abbiamo iniziato tardi, ragazzi, alle, abbiamo iniziato alle 5. Alle 3. No, noi abbiamo iniziato già alle 3, perché noi già siamo finite alle 3. Bello, però, a me è piaciuto. Mamma mia. Porca troia. Non l'ho preso io. Ben io l'ho preso. Chiamo le volanti, chiamo le volanti. L'ultima chiamante, puoi ripetere gentilmente? Grazie, molto gentile. Ruolo di partenza, se mi ritornerà. Ma che cazzo fa questo? Io non ti vedo dietro. Convoglio porta valori in arrivo per tutti. Dove siete? Non c'è, che caldo, raga. Veramente. È finita? Sei caldato, Luca. Speriamo. Sono presenti e lo spade sul server. Cosa sarebbe se fate riguardo qualcuno e battete l'elicottero? No, non abbiamo l'autorizzazione. Nel militare non c'abbiamo l'elicottero in sicurezza. Oh, mi sta venendo a vomitare. Oh, grazie a tutti, signori. Porca miseria. Ma la sportella dietro? Chi ha freddo a bere? No. Mazza, quante ammazzate quell'elicottero? È fortissimo, nulla, raga. Nulla, dovere.
Quanti ne abbiamo persi? Ammazzati in quanto quando ammazzati 4-5 persone, ma pure il mio collega del GPG. Sì, è il mio, è il vicequestore della questura. Mi dispiace. Sì, purtroppo. Va bene. Dove lo allora porto? Noi andiamo, eh? Grazie, sì, perfetto. Di nulla, arrivederci. Sì. Arrivederci. Arrivederci, questo. Arrivederci. La polizia di Stato si possono sganciare dal convoglio. Oh, the spawn all'aeroporto. Che scarichiamo il furgone qua e poi è libero di andare, ok? Va bene, va bene. Sì, sì, levate tutto, raga. Lo mette in retromarcia, gentilmente. Sì, su quel punto. Fai levare tutto, poi ci pensi tu. Lì a nord? Sì, ne avrà già vista lei. No, l'elicottero lì. No, non la riconosco io. Ah, no? No, boh. Ma come un bot, si mimetizza perfettamente. È incredibile. No, io non l'ho mai vista. Ah, vabbè. Ho il piacere di presentarmi. Sì, si presenti. Il signor Joe. Piacere. Mi scusi, piacere. Signore, ma lei era quello nel conflitto prima con me, giusto? Comunque, no, lei che era dentro nel comunque garage. Ragazzi, perché ha visto la live, come al solito, chi è morto? Sicuramente. Bocio. È morto? No, perché no, per primo, per primo. Ed era quello dietro, raga, ve lo giuro, mi è arrivato vicino. Ed era quello, ed era quello. Sì, speriamo che ci sparino di quelli là, di quelli là, su giù, dai, su giù. Collega, non farci caso. Scusi lei, ma è nato a Chernobyl? Che è successo? Perché ha quella faccia? Signori, invece di parlare, scaricate il mezzo gentilmente, grazie. Si riferisca a me? Noi non dobbiamo scaricare. No. Alla coda di paglia. Non ho capito. Ci penseranno i suoi colleghi dei carabinieri. Carichi il furgone, grazie. Ma guarda, sono dell'esercito. Scusi, lei ha bassa crescita, qua l'esercito italiano. Lei non ha il diritto di opporsi. Scarichi il furgone. No. Ok, scusi. L'hai tolto, Conte? Sì, sì, sì. Vai, tipo. Cosa, scusi? Carichi il furgone. Sto controllando in rete, però prima che arriva qualche... Controllo io, vado, vado a scaricare il furgone. Va bene, va bene, andrò contro le ruote. Collega, tutto a posto? Sì, lo, sì. Lo sta importunando? Questo qui si crede di essere senza chi solo perché c'ha scritto. Farò un richiamo. Oh ragazzi, termino la live, grazie a tutti, grazie agli attaccanti, è stato un piacere. Siamo così e saluto.